grazie Lina, mentre ci ha raggiunto il professor Domenico Casa, lui è ricercatore mondiale nel campo della ricerca. Chiedo scusa. Professore, abbiamo pochi minuti, mi raccomando. Beh, senti, io sono la parte del sogno, mi dovete lasciare parlare. No, sono breve. Allora, chiedo scusa di essere arrivato in ritardo. Entro direttamente in argomento. Non so se avete letto quella breve nota che c'è nella cartellina. Comunque, il punto è questo. Allora, noi siamo nel sogno, cioè, io rappresento in questo momento la parte della Federazione del Diabete Giovanile che ha organizzato da anni, da alcuni anni, la ricerca per il termine da usare con discrezione, insomma, per la guarigione del diabete. Allora, ci siamo naturalmente nell'ambito delle varie ricerche che sono state fatte, per anni si è fatto ricerca utilizzando la tecnica dei trapianti di tutto, delle isole, delle cellule, del pancreas, pancreas e rene, i geni, tutto è stato fatto e si continua a fare nella convinzione che questa sia la strada giusta. Si batte sempre contro il muro del sistema immunitario, il quale, come ha provveduto a distruggere all'inizio della malattia le cellule che producono l'insulina, così provvederà sempre a distruggere tutte le cellule che mettiamo dentro nuove e che l'organismo riconosce come non sempre. Noi tagliamo questa strada, abbiamo scelto una strada completamente diversa, completamente innovativa. Partiamo intanto dalla considerazione fondamentale: il diabete non è una malattia ereditaria, vale a dire, non è una malattia nella quale i geni, i famosi geni di cui sapete tutto perché ne parlano i giornali continuamente, insomma, i geni che producono l'insulina non sono alterati, non sono modificati nel diabete, sono normali, sono andate per tutte le cellule che producono l'insulina. Noi abbiamo nell'organismo 250 tipi di cellule, sono 250 tipi che hanno programmi genetici diversi, cioè con combinazioni di geni che sono attivi o non attivi a seconda del tipo della cellula. Il nostro compito, noi abbiamo pensato che la cosa che si poteva fare era questa: tenuto conto che i geni per l'insulina sono normali nei soggetti che hanno il diabete tipo 1, allora abbiamo visto che appunto si potevano attivare questi geni normali in un altro organo che non è più quello del pancreas andato alle isole, sono andato distrutto, ma sono le cellule del fegato. Il fegato è un organo che durante la vita embrionale è molto simile, si sviluppa insieme al pancreas, quindi è molto vicino al fegato che si lavora moltissimo nella regolazione della glicemia. Allora, il punto di partenza era dunque questo: attivare, riprogrammare, cioè, le cellule del fegato perché ci producano l'insulina al posto delle isole che non abbiamo più. Con quale sostanza? Abbiamo cercato e l'abbiamo trovata la sostanza adatta e siamo stati anche in grado di produrla, e si chiama PDX1. Poi abbiamo trovato le cellule adatte, cioè cellule del fegato, dei donatori umani, cellule del fegato, e l'abbiamo messa a confronto con la sostanza che avevamo prodotto. Queste cellule sono state scoperte recente, sono state scoperte dall'equipe della Università della Sapienza di Roma. Abbiamo messo insieme le cellule epatiche recentemente isolate e la sostanza che noi eravamo riusciti a isolare, individuare e produrre. Il risultato qual è stato? Che queste cellule epatiche, stiamo parlando di esperimenti, quindi in vitro, queste cellule epatiche umane trattate con la sostanza che avevamo preparato, che avevamo isolato, producono l'insulina. E poi siamo andati avanti. Allora, queste cellule non solo producono l'insulina, ma modulano la quantità di insulina prodotta in rapporto alla quantità di glucosio che mettiamo nella cultura di queste cellule. Più mettiamo glucosio, più aumenta la produzione di insulina. Quindi queste cellule non solo producono l'insulina, ma regolano la quantità di insulina in rapporto al bisogno, cioè in rapporto al livello di zucchero che c'è attorno a queste cellule. Ma siamo andati ancora avanti, questo è un fatto provvisorio? No, è un fatto definitivo, cioè queste cellule sono state veramente riprogrammate, cioè sono cellule epatiche, normali cellule epatiche, con una riprogrammazione, hanno subito in forza della sostanza che abbiamo aggiunto una riprogrammazione, per cui sono in grado di produrre l'insulina e di produrla in modo continuativo per anni e regolandola la
quantità di insulina in base al fabbisogno, cioè in base alla quantità di zucchero che mettiamo nella cultura. Adesso siamo al passo che dobbiamo fare è il seguente, cioè come fare arrivare la sostanza che noi abbiamo prodotto alle nostre cellule epatiche, cellule di una persona con diabete. Allora per questo noi utilizziamo, stiamo lavorando su una cosa di cui vi certamente avrete sentito parlare, cioè sulla nanotecnologia, cioè sulla possibilità di avere delle particelle, delle nanoparticelle, molto estremamente sottili perché si possono modificare gli atomi dei nuclei e quindi riuscire ad avere materiali particolarmente sottili, si possono guidare nell'organismo a seconda del tipo che ci occorre, che si possono ammaestrare, si può dire dare l'indirizzo. Allora con queste nanoparticelle le carichiamo con la sostanza che abbiamo, gli diamo l'indirizzo preciso, cioè le cellule epatiche, e noi avremo nell'uomo quello che abbiamo già verificato sperimentalmente, cioè che queste cellule epatiche vengono da noi con la sostanza che aggiungiamo riprogrammate e in grado di produrre l'insulina in modo modulare a seconda del fabbisogno determinato dal livello della glicemia. Credo che siamo molto avanti, che siamo sulla strada giusta, non ci sono più problemi, non c'è sistema immunitario che conti, queste sono le normali cellule epatiche, non ci sono trattamenti straordinari, è come somministrare una medicina, somministriamo la nostra sostanza e utilizzando appunto le nanoparticelle e ci fanno il favore di consegnarla a domicilio, cioè esattamente nelle cellule epatiche che noi abbiamo scelto come bersaglio giusto perché appunto, dicevo, il fegato già di per sé regola, partecipa alla regolazione della glicemia, ha una natura embrionale che lo assomiglia molto al pancreas e quindi è l'organo adatto per fare quello che noi vogliamo, cioè non funzionano più le cellule del pancreas, perfetto, cioè imperfetto, ma allora che cosa facciamo? Allora noi utilizziamo un altro organo, il fegato, che ci sostituisca quello che ci è venuto a mancare nel pancreas, questo è il nostro sogno, un sogno che però non è un sogno a occhi così fantasioso, è un sogno realistico. Grazie. Grazie, ci lasciamo la parola al sindaco Michelini, vorrei invece lasciare spazio alla professoressa Aurora Kerkmaier, presidente di Associazione della Ricerca sul Diabete. Buongiorno a tutti e grazie appunto per l'invito a un evento organizzato da Lina Robbe, ci fossimo. E ho seguito con molta attenzione e interesse l'intervento del professor Casa e vorrei chiedere al professor Casa gentilmente, dal momento che questa ricerca, così come l'ha esposta lui, credo che per i genitori e per le persone che hanno il diabete possa suscitare molto interesse, e essendo arrivato dalla sua descrizione e illustrazione a degli step piuttosto avanzati, dove gli step precedenti sono stati pubblicati, le riviste scientifiche, non parlo di articoli di giornali, di testate giornalistiche, articoli scientifici, perché credo che essendo di molto interesse possiamo rileggere e vedere se questo sogno si potrà avverare. E noi ci occupiamo da 25 anni di ricerca scientifica di base, e mi sembra il momento di perdere tempo per spiegare che cosa sia la ricerca di base, e di clinica applicata e traslazionale. Forse oggi come oggi, per chi ha il diabete, quest'ultimo aspetto è quello più incisivo e più importante, perché si può applicare una ricerca clinica al letto del paziente. Ci sono centri di ricerca che fanno appunto, sperimentano certi studi, l'hanno trovato già attuazione in applicazione nel paziente. E l'8 giugno a Cagliari si è tenuto un convegno internazionale organizzato da noi, che è stato un enorme successo. E c'erano appunto due ricercatori noti a livello internazionale, il professor Truca e la professoressa Rita Bottino, e oltre ad essere presente il dottor Sangini, la dottoressa Maria Paola Frongia e il direttore del CNR di Cagliari.
Cagliari, quindi il professor Cucca, che hanno dato risultati molto importanti sulla rigenerazione delle cellule, risultati già non solo sperimentati, collaudati, ma soprattutto approvati e pubblicati dalla comunità scientifica internazionale. Quindi le strade della ricerca, ognuno ne porta avanti alcune che io non credo che possano essere forse in contraddizione, ma probabilmente potrebbero confluire tutti in quello che per anni è stato il nostro motto, Aglia Green, nel senso che un sogno che si può realizzare solo con la ricerca scientifica, perché il lavoro indefesso, perché scusatemi il termine giusto, che l'INA ha fatto e sta facendo, se non ci fosse la ricerca scientifica non potrebbe portare ai pazienti che assistono degnamente ciò che la ricerca scientifica a suo tempo ha scoperto. Sì, grazie a tutti, grazie di questa dimostrazione di quanto sia efficiente questo paese, soprattutto quando l'efficienza è seguita dalla scienza e anche dalla passione. Credo che questo sia un insegnamento molto importante per come si possano affrontare oggi situazioni difficili come queste, e che danno anche il senso che questa comunità, questo paese può sperare nelle proprie persone, nella propria risorsa umana. Io credo che l'INA ha dato una dimostrazione, ma direi tutti intervenuti mi sembra che hanno parlato in maniera molto appassionata, e questa è una dimostrazione che le cose si fanno e danno risultati soprattutto quando c'è questa passione. E la cosa che mi ha stupito sono, insieme abbiamo parlato di 3.700.000 persone, quindi quasi 4 milioni, insomma, più di una regione d'Italia. E questo dà anche la dimensione del problema. Il problema che indubbiamente io sono d'accordo con quello che fa l'associazione, che fa il coordinamento regionale. È un problema che credo che il sistema nazionale non potrà mai risolvere. Non so se dico qualche cosa di grave, non credo. E credo che queste criticità sempre più le potremo affrontare e ne avremo risolvere quando c'è una partecipazione di soggetti interessati e anche di quelli che non sono interessati, lo dico sinceramente. Il senso di questa sussidiarietà orizzontale, come tu l'hai chiamata, di questo ruolo che svolge appunto le associazioni, quindi il coordinamento, è secondo me indispensabile per arrivare a delle soluzioni che possano utilizzare chi soffre di questa malattia e soprattutto la famiglia. Sapere che ci sono delle persone che nel pieno del volontariato, cioè dare qualche cosa di sé per me, questo è il volontariato, senza ricevere niente, senza ricevere niente in termini economici, non ricevere molto in termini umani. Credo che sia questa la chiave che può risolvere questo e altri problemi, soprattutto legati al sistema sanitario, ma soprattutto che poi il sistema sanitario è il tutore, dovrebbe essere il tutore della salute pubblica, e credo che in un momento di difficoltà economiche e le difficoltà economiche si resteranno sempre. Se non abbiamo queste strutture che in prossimità del cittadino, del malato, insomma dell'utente, passatemi questo termine, del quantitativo, se noi non utilizziamo queste strutture, non favoriamo l'operatività di queste strutture, noi non risolveremo molti dei problemi di questo paese, in modo particolare i problemi di natura sanitaria. Siamo alla vigilia, Lina, e tu lo sai perché insomma abbiamo l'occasione di vederci spesso, di una giornata domani che secondo me fa il pari di quello che sta facendo loro. Domani noi apriamo in questo comune il primo centro di assistenza infermieristica. Apriamo al Carmine, che è molto popoloso, come tutti i quartieri. Oggi hanno dato un tema sulla sanità. Non so se avete sentito. Sì.
Allora, mi riferisco a quello che dice Renzo Piano sui quartieri. La vita delle città si svolge nelle periferie. E guardate che le periferie, che le periferie sono la cosa migliore che ci abbiamo. Noi abbiamo bellissimi centri storici, abbiamo tutto, però le periferie molto spesso, direi quasi sempre, sono dei soggetti, come posso dire, delle entità urbanistiche dove manca tutto, manca i servizi, manca l'infrastruttura, manca tutto quello in sostanza che fa la qualità della vita, diciamo la vita. Noi apriamo domani a Carmine e una di queste periferie sono nate con la necessità in quel momento di fare case perché servivano gli alloggi, quindi facevi le case, lasciavi il subordine delle strutture, i servizi, che poi non sono stati dati più, o sono stati scappati. Un po' come la periferia italiana, insomma, in questo modo è quasi tutto uguale, in qualche zona come in zona meglio, cioè. Allora, noi domani avremo un centro di assistenza infermieristica. Non basta. Avremo anche un gabinetto medico dove ci sono medici volontari, professionisti capaci, che mettono a disposizione parte del loro tempo per visitare persone indigenti, persone magari che possono anche non avere il servizio sanitario nazionale, non possono utilizzare il servizio sanitario nazionale perché magari sono persone che vengono da fuori, che non... per motivi loro. E quindi questi medici in maniera volontaria hanno fatto richiesta di avere un punto dove ricevere le persone e dare delle consulenze gratuite. Questo è l'Italia. E posso aggiungere una cosa appunto proprio per non esaltare il merito dell'amministrazione, perché l'amministrazione ha messo a disposizione, diciamo, una struttura che ha speso qualche soldo in maniera direi molto, molto sobria, però il merito è di queste persone che si sono candidate a fare i volontari. Allora io credo che avere questi segnali che arrivano dai cittadini, che arrivano dalle comunità che si vogliono mettere a disposizione sacrificando parte del loro tempo, dei loro affari, diciamo della loro economia, perché rinunciano chiaramente a qualunque tipo di beneficio economico, quindi credo che questo sia un segnale molto importante, e forse è quello che state facendo, perché è la stessa cosa. Allora è necessario, secondo me, io dico come soggetto pubblico, come comune, anche se diciamo solo la massima autorità sanitaria, insomma non so che cosa dovrei fare, però come soggetto pubblico mi rendo conto che noi dobbiamo favorire queste aggregazioni di persone che con grande passione e con poco interesse, direi con zero interesse, fanno un lavoro in sostituzione di quello che potrebbe, dovrebbe fare il pubblico, non lo so, mi interessa poco se dovrebbe o potrebbe, l'importante è che ci sia qualcuno che si rende conto che bisogna fare qualcosa. Questo significa essere sussidiari, venire in aiuto di qualcuno e di qualche cosa, questo significa la sussidiarietà, e credo che questo paese, questa città hanno delle espressioni molto marcate di sussidiarietà, cioè di essere in vicinanza del problema e soprattutto aiutare le persone che hanno bisogno, che qualcuno corre con l'aiuto. Io quindi faccio tanti auguri, mi auguro che questa serata il mondo migliore sia veramente il mondo migliore e che quello che noi facciamo sia veramente sempre più all'attenzione di tutte le popolazioni di tutto il mondo. Questo è l'augurio che faccio, perché visto l'entità del problema non posso certo ridurmi a comune di vita della sera. Tanti auguri. Grazie.